Partita la registrazione. Buongiorno ragazzi, seconda sfida, una al mese come promesso. Ok, io ci sto provando la sfida, quella successiva. Tu sei uno dei partecipanti? Beh, se lo sei stato, scrivimi sotto e dimmi veramente com'è andata. Ok, se non sai qual è, ti lascerò giù nei commenti perché abbiamo fatto tutto in diretta, cosa che succederà anche con questa nuova sfida. E si tratterà del plank. Attenzione, un attimo solo, ho dimenticato. Questa mattonella sarà la nostra mattonella di sicurezza. Come? Ora ti spiego come si svolgerà. Conosci l'esercizio del plank? Beh, penso che la maggior parte di voi lo conosceranno, se non tutti. Sono questi esercizi in isometria, ok, dove richiede una buona forza di addominali e sicuramente non problemi articolari delle spalle, ma questo è tutto un altro discorso. La mattonella di sicurezza a che cosa serve? Perché se io sto facendo il plank, l'idea è cercare di resistere il più possibile e ovviamente poi, no, quando c'è della forza spezzo la schiena, quindi addirittura no, faccio queste inarcature. E questo noi lo vogliamo evitare, giusto? Va bene la sfida, ma va bene anche la sicurezza, quindi mattonella di sicurezza, da qui ce l'ho, qui non appena arriva, finisce la sfida. Ecco a cosa serve questa mattonella, ragazzi. Allora, per quanto riguarda quelli online che me lo invieranno, allora la cosa fondamentale, se non avete questa mattonella, è l'altezza di circa una bottiglia d'acqua. No, circa è una bottiglia d'acqua, quindi la mettete sotto e tutto sarà uguale a quello che succederà. Come mostrarlo esattamente questo video? Guarda questa immagine di questo ragazzo che l'ha già fatta. C'è questo timer vicino e lui inquadrato, quindi inquadrato sia il timer che lui. Ok, questa è tutta la sfida. Quali sono i premi di questa sfida? Beh, primo, secondo e terzo classificato uomo, abbiamo una prenotazione di un massaggio in un centro benessere per il primo classificato, una t-shirt sportiva, quelle dette tecniche, tutte belle fighette, e nel terzo classificato un paio di guantini, sempre quelli tecnici sportivi, ok? La stessa cosa uguale, primo, secondo e terza classificata donna, stessi identici premi, ovviamente magliette dedicate per la donna e così come i guantini per l'allenamento. Questi sono i premi che ho messo in palio. Cosa molto fondamentale, ragazzi, è solo una piccola quota di partecipazione che è di 10 euro come quella precedente, questo è giusto per affrontare le spese, ok ragazzi? Siamo qui per divertirci, ma lo spirito competitivo non guasta mai. Per qualsiasi altra domanda o dubbio mi scrivi sotto. Se ti va, iscriviti sul mio profilo di Instagram e anche sul mio canale di Telegram, sul gruppo specifico, nella maniera specifica, perché lì aggiungo velocemente le anteprime e vi preparo a tutti i lavori e i progetti che stanno arrivando, compreso questo delle sfide. Qualsiasi altra domanda mi scrivi sotto, ci vediamo al prossimo, ciao!